Se trovo Akinator su Akinator, il video finisce. Ok ragazzi, quindi siamo tornati con Akinator e la sfida di oggi l'avete vista è se trovo Akinator su Akinator, il video finisce. Non so quanto sarà intelligente fare questa cosa, ma voglio provarci. Sicuramente lo indovinerà, ma comunque. Però prima ragazzi voglio ricordarvi di scrivere all'interno dei commenti un personaggio che volete che io cercassi in un prossimo video. Il commento che riceverà più like sarà il prossimo personaggio. Io intanto raga, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare quindi questo commentino, un like, e direi di startare con Akinator, ragazzi. Vediamo come ce la capiamo. È un personaggio o un animale? Beh, direi proprio un personaggio. Fammi mettere gli occhiali, ragazzi, altrimenti ci vedo niente. Il tuo personaggio vive in Italia? Beh, sei anche italiano, ma fondamentalmente no. Direi di no, ragazzi. Il tuo personaggio è reale. Tu sei anche troppe cose, caro il mio Akinator. Però direi di... Facciamo così, non è reale, cioè non c'è sicuramente nella vita reale. Hai i capelli? Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe fondamentalmente di sì. Il tuo personaggio è femmina? No, Akinator, non so cosa c'è lì, però mi sembri abbastanza maschio. Il tuo personaggio fa parte di un cartone animato giapponese? No, non fa parte di un anime. Il tuo personaggio fa parte di un film? No, Fratman, non sei un attore, per quanto la faccia ce l'hai l'attore, devo dire la verità, comunque no. Il tuo personaggio ha i baffi. Questo è un problema, però sì. Il tuo personaggio ha a che fare con Akinator? È l'ottava domanda, ragazzi. Questo video non so da quanto è iniziato, effettivamente, ma è l'ottava domanda. E tu mi fai paura, sì. Il tuo personaggio viene sfidato in tre fasi nel gioco originale? No, non so a chi sta facendo riferimento. Immagino di nuovo a che personaggio di, non lo so, Legend of Zelda. Il tuo personaggio è visibile? Beh, ti vedo, quindi sei visibile, immagino. Mettiamo di sì, ok? Il tuo personaggio sono io? Probabilmente sei tu. Il tuo personaggio è toscano? No, no, non credo proprio, Fra. Col turbante non mi sembri proprio toscano. Il tuo personaggio presenta il telegiornale. Ma ve lo immaginate a chi nero a presentare il telegiornale? Comunque no, dude, non sei tu. Il tuo personaggio è un tuo parente? Fratm per scelta. Fratm giustamente per scelta. Non per sangue, no. Il tuo personaggio è egiziano? Hai sembianze egiziane, ma potresti essere parte, non lo so, un po' di tutta la cultura asiatica nelle zone egiziane, cioè anche Arabia Saudita. Vabbè, comunque sì, diciamo di sì. Doveva andare così, fratelli, l'ha trovata Akinator, doveva andare così, fratelli.